Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia mette in guardia il governo dalle misure inserite in manovra sulla confisca dei beni anti-evasione che scatterebbe anche prima di una sentenza. Posto che l'evasione è una forma di concorrenza sleale da combattere, procedere in maniera dogmatica su questi aspetti rischia solo di creare ansia nell'economia, ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico alla LUISS. Siamo critici su una manovra che incide sui fattori di produzione, siamo, come dire, positivi in merito al confronto aperto con il ministro Gualtieri e Patuanelli su plastic tax e questione auto. Questa è la parte fiscale, auspichiamo che ci siano dei correttivi, noi auspichiamo chiaramente che si eliminino, ma dei correttivi che vadano verso una visione di, appunto, economia circolare e uso della plastica riciclata in maniera più proattiva. Sull'altro aspetto invece che ci preme di più è una questione che non è economica, per esempio la confisca dei beni in chiave di evasione prima delle sentenze è un elemento che non dà certezza di diritto e mette solo ansia nel mondo dell'economia, premesso che dobbiamo combattere l'evasione e l'evasione è un atto di concorrenza sleale, però su questo dobbiamo stare attenti perché non servono titoli, servono fatti, comportamenti e risultati e il caso Ilva lo dimostra, che quando esageriamo su una idea di sostenibilità un po' dogmatica non solo corriamo il rischio di non risolvere la sostenibilità ambientale ma generiamo anche una potenziale insostenibilità economica e sociale. Questo vale anche per gli altri, quindi a nostro avviso occorrerebbe cambiare un metodo che è quello di verificare e valutare gli effetti dei provvedimenti sulla società e sull'economia prima di attuarli. Si è aperto un confronto serrato con il governo, ci auguriamo nel buon senso del Premier e c'è un confronto aperto con il ministro Gualtieri e Patuanelli, aspettiamo nei prossimi giorni gli esiti.